Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Siete pronti per questa nuova avventura? Sì. Io sono gasata oggi. Siamo gasati. Quindi... Era da un po' di tempo che non beccavamo una roba del genere. E quindi sì. sono così contenta. Sì. Lasciate subito like. Tu che non sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale, fallo. Il sotto ovvio. È semplicissimo, attiva tutte le campanelle. Raga, stiamo per esplorare una villa, non so, sarà 2000 metri quadri. Sì, gigantesca. La vedete? Tanti di sì, si vede una parte, si vede. Sì, una fortezza, una vera e propria fortezza. In mezzo ai boschi, tra l'altro segnalandoci da un sacco, veramente un sacco di persone, anche alcuni di voi, fenomeni inspiegabili, paranormali, avvenuti proprio qua dentro. Quindi... io non vedo l'ora di entrare, vedere com'è, perché raga non siamo ancora entrati. No, stiamo per farlo insieme a voi, cioè esatto. Non sappiamo niente. Zero. Quindi direi di partire e entrare perché sono curiosissima. Sì. Vola. Vado. Ah. Bene. Bene. Bella grossa, eh? Eh sì. Da che parte andiamo? Paolo. Porca vacca, che corridoio! Secondo me ci sono... cioè, fa questo giro qua sotto le scale. Sì, fa sotto le scale, esatto. È tipo rotonda sta casa, perché vedi tutti i muri. Sì, i muri rotondi. Comodo per i mobili. Sì. Qua è stupendo. Sì, anche qua me la vedo bene d'estate comunque, perché tutto in marmo così. Marmo? Mamma mia. Ah, è qua il davanti? Sì. Là c'è la macchina. Mamma mia. Porca miseria! Ah. Ma è enorme! E oddio! Il giardino, guarda, con le panchine ancora. È veramente gigantesco. Mi ricorda Pripyat. Pazzesco però. Qua è crollato tutto. Sì. Però di là ci sono altre stanze enormi. Anche di là. Guarda, qua c'è tutto tipo una balconata sopra. Penso di sì, non lo so. Andiamo a sfatarlo subito? Beh, direi di sì. Raga, c'è ancora la moquette qua. Ah, un po' si sfonda. Allora non andiamo tutti insieme. Non fa ridere perché siamo arrivati, ho smesso. Pieno di fogli di carta. Cammina sul bordo. Sì, e non entriamo magari tutti perché qua è tutto sfondato. Sì. Allora, lo sai che ho già due sensazioni strane? Cioè? Cioè, ho passato, sono entrato in alcune stanze che mi hanno dato una brutta sensazione. Ah sì? Sì. Ci sarà un bagno? Sì. Mi sa. Perché c'è tutto il marmo. E che marmo, ragazzi? Eh sì.
E che marmo! Sì, 100%. Qua è sempre la facciata davanti, sì. Sì, sì, bagni. Bagni, bagni. Chi c'è? Raga? Oh. Cosa? Dov'eri? Lì. Impossibile. Perché? Dove sei, topo? Perché? Perché? È passato qualcuno lì? No, no, non sono entrato lì. 100%. Dove? Qui? Nell'altro bagno. Ah, perché sono comunicanti. Oh, è da rivedere le immagini. Io ho visto tapparsi la luce. No. Io ho visto tapparsi la luce. Assolutamente no, Paul. Cosa c'è di lì? Non lo so, ho paura del fallimento, però. Sei sincera. No, vai tranquilla qua. Vedi? No, qua è vuoto, Paolo. Non puoi avrei sentito. Oh, lì che cos'era? Queste sono scale di servizio. Perché si vede, in tante ville che siamo stati, ci sono queste scale come se qua vivesse la servitù. Sì, ma si vede. È molto più... Molto più distrutto. Beh, qua è tutto distrutto, raga. Ma qua pesantemente distrutto. Ma tanto distrutto. Porca miseria. Che cosa? Dai un occhio. Non entrare perché crolla tutto il soffitto, però... Guarda che roba. Sì, sì. Si vede che qua è la zona più povera. Qua secondo me era sì, proprio la zona della servitù. Tutto giù a pezzi. E di là è uguale. Io direi di prendere, metterci nella zona un po' più centrale. Sì. Tanto sta scendendo pure il buio. Sì. Ci mettiamo in una zona centrale e iniziamo con le M1 e vediamo se ci sono delle risposte. Almeno in una zona un po' più, come dire, sì, di passaggio, ecco. Centrale nella casa, cerchiamo di capire. Perché è talmente immensa che non so da dove partire. C'è qualcuno? Ho sentito come un rumore di chiavi. L'hai sentito? Sì. Rumore. Sì, questo lo sentite. Qua adesso. Sì, bravo. Di lì. E occhio alla pioggia, però. No. La pioggia è cadenzata. Sì, bravo, esatto. Sto per dire, la pioggia va sempre così. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che vuole comunicare? Siamo venuti qui per parlare con voi. Esatto. Quindi se c'è qualche spirito che ci sta sentendo... Non deve avere paura, ma deve stare tranquillo e comunicare con noi. Per farcelo capire, potete passare davanti a questo strumento nero? Se passate... davanti a quello strumento si illumina. Raga, ma qua viene un freddo allucinante. Allucinante. Non capisco perché. Non lo so. Perché viene sto freddo allucinante proprio? Come se... Ha brillato. Oh, bravo. Brilla. Fino al rosso. Brilla. L'ho visto, non so se correva bene. No, però sì, l'ho visto anch'io. Quindi avete capito. Passando davanti a quello strumento si illumina. Ci potete far capire dove siete? Magari dobbiamo venire in un posto particolare? Potete anche fare dei rumori? Raga? Cos'era? Cos'era? Scusate, ma io sono impazzito. A me è sembrato uno che dicesse shh. A me sai cosa sembrava? Come qualcuno che strisciasse.
Così. Ah no, a me sembrava con la bocca. Più voce? Beh, è arrivata proprio... Shh. Ma no, c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Ma va. Cioè, non c'è nessuna macchina, se non la nostra. No, c'è solo la nostra. La ricontrollo ancora una volta. Guarda. Brilla fino al rosso. Vedi? No, raga, okay. Non c'è nessuno. E allora c'è qualcuno. C'è qualcuno. Presenza. Hai visto? Sì. Ci ha detto di fare shh, però. Patto, lei guarda fino al rosso. Vedi. Perché vuole... Shh, vuol dire silenzio. Penso di sì. Sì, ok. Perché? Shh. Cos'è? L'hai sentito? Passi al piano di sopra! Passi! Raga, però non c'è nessuno veramente. No, esatto. No, ma vedi, guarda, io ho paura di dirvi che io ho la certezza che non c'è nessuno. Ma scusa, non c'è nessuno, non c'è nessuna macchina, cosa è venuto a piedi? Tra 10 km a fare nel bosco. C'è qualcuno? Vai, ma correva. Correva. Ok. Sicura, al 100%. Ti voglio vedere. Non era una camminata. C'è qualcuno? Quello. Ok, non era lì. E questo coso qui? Marmo, quindi. Questo suono qua. Infatti guardavo, di lì però è barricato. Guarda. Hai capito? Ok. Benissimo. Ok, c'è qualcuno che corre. Ok, aspetta, allora, c'è qualcuno che corre. Però prima ha detto, se è la stessa persona... Paolo. Ok, ha detto... Shh. C'è qualcuno che corre, bravo. Vedi? Stiamo iniziando a scoprire. Ok. Qualcuno che corre? Dove corri? Dove stai correndo? Guardate. Di certo non ha corso nell'acqua. No. Oh, ragazzi. Ma cos'era? L'ho sentito. Sembra corse proprio. Ah, ok, corse. Sì. Guarda che roba. Come correre in corridoio. Bom. Che rimbomba. Hai capito? Quindi? Oh. Raga? Cos'è? Raga, è un pendolo. È un pendolo, bravo. È un pendolo. Un pendolo. Aspetta. Raga, è un pendolo. Aspetta. Non è che c'è una chiesa. La chiesa. No, campane. Cioè tu dici campane. Qua no, vicino. Ma va. Perché tre rintocchi? Sono andato tre volte, vero? Sì, tre volte. Possiamo vedere se esiste. Non sono le tre. No, assolutamente no. No. No, aspetta un secondo. Perché il pendolo più che altro? Va bene, possiamo vedere se esiste sto pendolo? Fino a prova contraria per me ci potrebbe ancora essere una persona nascosta che si diverte. Ma... Non vedo il divertimento dove sta, però. Cioè, guarda un po'. È enorme sto posto. Guardavo anche tutti i piani superiori. È gigantesco. Io non vedo pendoli, sai Paolo? Zero. No, neanch'io vedo pendoli. Ma quello era abbastanza vicino, raga. Sì. Non era lontano, eh. Paolo, non ha alcun senso. Non ha alcun senso, siamo noi che dobbiamo dargli un senso. Di là hai guardato? No. Che schifo! Sta roba molle. Sono foglie. Vabbè, qua ci sono tanti cose. Occhio qua, eh.
Perché con la pioggia cede ancora di più. Sì. Guarda qua come si è sfondato il tetto. Sì, qua è pericolante. Tanto. Tanto pericoloso. Mamma mia, si è completamente sfondato. Occhio anche ai vetri che potrebbero cadere. Sì, infatti. Mamma mia. Cioè, sì, evitare l'effetto ghigliottina. C'è qualcuno? Ehi là? Qua è tutto vattato. Paolo, io non vedo nessun pendolo. Nessun pendolo. No.